Buonasera a tutti, bentornati a Sedute Comode. Abbiamo un argomento molto richiesto ultimamente, che è pacchetti turistici per vendere camere in bassa stagione. Ora, perché parliamo di questo? Perché mi chiedete, proprio in questi giorni, insomma, in queste settimane, come faccio a vendere camere in bassa stagione? Me lo chiedete specialmente nelle località balneari. Perché? Perché lavorate benissimo quando fa caldo, è estate e quindi le persone vanno al mare, un po' meno bene in aprile, in maggio, anche all'inizio di giugno e ci si chiede un po', ma perché? 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 Ci sono i ponti, c'è la Pasqua, perché? Ecco, allora, mettiamoci nei panni di un turista. Allora, il turista perché viene da te? Viene da te perché si fa il bagno al mare, fa vita di spiaggia, va un po' in piscina, viene per quello. Poi tutto il resto è, diciamo, a guarnizione di questo intento. L'intento è vivere l'estate al mare, ad aprile, a maggio, con un forte rischio che faccia freddo, che piova. No, come si fa? Cioè, cosa vengono a fare queste persone in albergo da te? Boh, perché io ve lo chiedo, no? Vi chiedo, perché dovrebbero venire da voi? Perché si sta bene, si mangia bene, sì, però uno a casa sua a Milano si deve fare le valigie, deve prenotare, no? Quindi spende dei soldi per venire da te, perché? Perché hai la camera più bella di quella che lui ha a casa? Probabilmente no. Oppure sì, dipende che albergo hai, però molto probabilmente no. E cosa viene a fare? Cosa viene a fare? Se non può andare al mare, non può vivere l'estate, eccetera. Allora la risposta qual è? Teniamo gli alberghi chiusi? No, in realtà potremmo provare a vendere dei pacchetti esperienziali. Se ne parla e se ne straparla, però proviamo a mettere in fila qualche idea. Allora, i muri li avete tutti, i materassi li avete tutti, si mangia bene da tutti o quasi. Quindi, dato per assodato che l'albergo in sé non è sufficiente per muovere le persone da casa propria, inventiamoci qualcosa. Allora, c'è tanta gente che ha 2, 3, 4 giorni, weekend lunghi e vuole andare da qualche parte. Vuole andare da qualche parte per fare certe esperienze che magari corrispondono a un bisogno oppure a un interesse particolare. Per esempio, c'è un sacco di gente che viaggia perché vuole andare a vedere delle case vinicole, perché ha la passione per il vino, gli piace la campagna, gli piace comprarlo il vino, quindi assaggiarlo, capire come è fatto, conoscere chi lo fa e poi comprarsene qualche cassa e metterselo nel baule della macchina. Quindi uno dei filoni da seguire potrebbe essere, adesso vi do qualche idea, che poi ognuno in base al territorio in cui si trova può, diciamo, applicare o meno, però io vi butto lì qualche idea. Quindi il tour delle case vinicole può essere un'idea. Se siete in una zona, sia di mare che collinare, con 3, 4, 5 case vinicole intorno, magari qualcuna anche un po' famosa, potete organizzare il tour delle case vinicole. Dopo vi dico come si fa. Oppure siete in una zona di parchi tematici come può essere la Riviera Romagnola oppure Lago di Garda, la parte bassa. Organizzate il tour dei parchi tematici. Ogni giorno un parco tematico. Questo funziona molto bene per le famiglie, no? Con i bambini oppure per i gruppi di amici. Poi ci sono parchi dedicati a bambini più piccoli, parchi che vanno bene anche per gli adulti. Dopo questo il pacchetto si struttura in base all'obiettivo. Le e-bike, allora, il ciclismo non è per tutti, bisogna essere molto allenati, insomma, ci sono una serie di questioni. Invece l'e-bike, la bicicletta elettrica, non dico che sia per tutti, ma più o meno permette anche a persone non allenatissime e non informissime di percorrere anche lunghe distanze e di godersi i paesaggi alla velocità della bicicletta, che è quella proprio ideale per vedere proprio le bellezze del posto. E quindi potreste, se avete qualcuno che conoscete, un noleggiatore di biciclette, perché ci sono insomma queste officine che noleggiano le biciclette e anche le guide, potete organizzare dei tour in e-bike se avete un territorio che si presta.
se siete vicino o dentro città storiche, mi viene da pensare, qui vicino a noi abbiamo Rimini, che è famosa per la vacanza balneare. In realtà Rimini ha un centro storico molto molto bello e ricco di cose importanti da vedere relativamente all'epoca romana. Non ci rendiamo conto che sono in pochi magari a saperlo, però può essere molto interessante e molto bello fare un giro a Rimini in centro. E città italiane così ce ne sono diverse, quindi facciamo mente locale. Siete vicino a una città del genere che può offrire anche questo tipo di attrattiva? Si può unire il giro in e-bike con la visita ad alcuni siti storici, archeologici, museali, eccetera. Può essere una buona idea, anziché impazzire con la macchina, con l'auto, magari nei centri storici non ci si può avvicinare, bisogna parcheggiare fuori, è tutto un po' complicato. Si può pensare di fare questo tipo di tour in e-bike, per esempio in città come Ravenna, per ipotesi. Poi, siete in zona borghi medievali? C'è un sacco di gente che si organizza i weekend cercando i borghi medievali, quelli bellini, i borghi più belli d'Italia. Guardatevi intorno, magari ne avete 2, 3, 4, 5, mettete in fila, no? E fate un percorso e proponete ai vostri ospiti di visitarli. Siete in zona terme, avete 2, 3 impianti termali nella zona della vostra struttura alberghiera? Potete anche mettere in fila una serie di visita agli impianti termali. Ognuno avrà delle prerogative, delle particolarità e proporrete per ognuna la specialità. Di qualcuna sarà una vasca gigante, di qualcun'altra sarà un trattamento, un'altra si faranno i fanghi, insomma, in modo tale da riempire 2, 3, 4 giorni di vacanza. Siete in qualche zona in cui ci siano dei siti unici, tipo le saline di Cervia, la cascata delle Marmore, il lago di Braies, non so, ognuno, cioè l'Italia è piena di cose bellissime, no? Capiamo cosa avete vicino e pensate se potete inserirlo in qualche tour, in qualche pacchetto. Il trekking, oltre alle bike, il trekking è un'altra cosa più o meno per tutti, quindi funziona alla grande, sono sempre di più le persone che vanno in vacanza cercando proprio dei posti in cui camminare tanto, no? Anche per giustificare poi le grandi mangiate che si fanno la sera. Comunque le persone adesso cercano molto l'aria aperta, il contatto con la natura. Se avete in zona qualcosa tipo qualche volo d'angelo, qualche esperienza di queste, diciamo, molto emozionanti, potete provare a inserirla nel pacchetto. E poi l'Italia è anche piena di trenini storici che spesso si attivano solo per alcuni mesi all'anno, però insomma informatevi perché anche quello è un motivo per cui andare a visitare una zona, no? Fare una tratta con un trenino storico, una tratta che altrimenti non si vedrebbe mai. Vi ho buttato lì un po' di idee. A che servono? Servono a strutturare dei pacchetti che possono durare. Che possono aiutarvi a vendere 2 notti, 3 notti, 4 notti, 5 notti. Allora voi mi dite spesso: ah, ma io vendo camere e trattamenti, non vendo mica esperienze e territorio. Va bene, però vendere camere e trattamenti ti va benissimo in alta stagione perché non ti servono tanti motivi però in bassa stagione come fai? Ti devi inventare qualche cosa. Allora, quanto devono durare questi pacchetti? Dipende dagli obiettivi di vendita che avete. Se non volete vendere solo la notte sabato su domenica, bisogna che qualcosina, no, che si componga un pacchetto abbastanza farcito. Io farei un 2 notti, un 3 notti, un 4 notti come minimo, poi uno può anche fare il 5 notti. Insomma, questo dipende dai vostri obiettivi di vendita. Quasi tutti vogliono viaggiare nel weekend, quindi andranno alla grande i pacchetti venerdì, sabato, domenica. E andranno bene i pacchetti che iniziano il giovedì e finiscono la domenica. Per il resto delle giornate vi chiederete come faccio? Allora, non sarà facile vendere da domenica sera a giovedì, però lo stesso pacchetto che avete strutturato dal giovedì alla domenica potreste pensare di proporlo nella parte iniziale della settimana, quindi con le stesse identiche attività, però a un prezzo diverso. Facciamo un revenue delle esperienze in sostanza. Quindi per incentivare diciamo, il viaggio nelle giornate meno richieste, magari gli chiediamo una cifra diversa.
Questa può essere un'idea. Allora, il pacchetto funziona che io ho una serie di cose incluse e un prezzo finale. E questo mi comporta che io so più o meno quanto spendo per fare certe esperienze. Ora, non tutti gli alberghi includono tutto dentro questi pacchetti, per mille motivi, comodità, eccetera, eccetera. Per esempio, quando si va via dalla mattina alla sera, non si torna a pranzo in albergo e poi in bassa stagione molti alberghi fanno la mezza pensione, qualcuno addirittura il bed and breakfast. Quindi che si fa? A pranzo si sta fuori. Come ci organizziamo? Possiamo decidere di includere il pasto o non includerlo. Allo stesso modo possiamo decidere di includere i trasporti, se ci sono i trasporti pubblici che ci portano da un sito all'altro, o non includerli. Biglietteria varia, come quella che ti può servire per musei o parchi tematici o attrazioni varie, anche lì puoi decidere se includerla o non includerla nel pacchetto. Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato, dipende da come vi siete organizzati. L'importante è che quando proponete il pacchetto sia chiarissimo cosa è incluso e cosa è escluso e gli si dia una, diciamo, un'idea di quanto possa, un'idea più o meno precisa di quanto possano costare le varie attrazioni previste nella giornata. Quindi pranzo al ristorante X, menù fisso 18 euro per dire a persona. E, biglietto per Mirabilandia X euro per ipotesi e via dicendo. Dunque, come si struttura il pacchetto? Il pacchetto deve essere preciso. Per esempio, il giorno 1. Arrivo previsto tra le 15 e le 17, aperitivo di benvenuto, accoglienza e sistemazione. Cena in hotel, serata libera. Poi si dorme, giorno 2, colazione, appuntamento nella hall alle ore 9 con la guida X oppure con la persona Y che ci darà le istruzioni o ci accompagnerà. Poi capiamo la differenza tra una cosa e un'altra. Poi, quindi gli si dà proprio una tabella di marcia. Vi ricordate le gite scolastiche? Quando ci davano il foglietto da portare ai nostri genitori e c'era giorno 1, tutto con gli orari precisi, dalle alle si fa questo, dalle alle si fa questo, poi il pranzo è lì, tutto molto dettagliato, no? Ecco, così più o meno. Metteteci in mezzo qualche momento libero perché le persone devono anche stare un po' rilassate. Però, bene o male, voi gli dovete dare il programma dei 2, 3, 4 giorni che volete vendere, perché le persone vengono proprio a fare un'esperienza. Dunque, diamogli un po' di dettagli quando gli facciamo la lista delle attività. Per esempio, andiamo ad assaggiare alla casa vinicola X, andiamo ad assaggiare questi tre vini. Oppure specifichiamo magari la guida di cosa ci parlerà quando faremo il tour nella città storica, che storie ci racconterà. Insomma, dettagliamolo un po' anche perché io ho un prezzo finale, più è ricco il contenuto e più ha valore quella cifra, no? Che vado, che sto pensando di spendere o non spendere. Più ne so e più sono sicura di andare ad acquistare. Facciamo trekking, vorrei sapere quanti chilometri facciamo a piedi, che dislivello, cosa troviamo lungo il percorso, no? Diamo dei dettagli. Chiaramente quando strutturate un pacchetto per prima cosa lo dovete provare perché dovete essere molto sicuri di quello che vendete. Dovrete anche prendere un po' di accordi, tipo con le case vinicole, con i ristoranti, eccetera. Dovrete andare a parlare precedentemente. E accordarvi se io ti mando i miei ospiti, cosa gli fai fare, cosa gli proponi, che esperienze metti in campo. Tenete presente che tutto quello che è campagna, azienda agricola, per chi viene dalla città è molto interessante. Ci sono degli alberghi in Abruzzo che organizzano dei tour in alcune case vinicole, anche abbastanza sconosciute, però molto tradizionali, e il momento clou, quello che rimane impresso nella mente del turista, è la raccolta del pomodoro cuore di bue direttamente dalla pianta, ancora caldo di sole, gli danno una sciacquata con la gomma, lo tagliano, lo mettono sul pane affettato, un pizzico di sale, l'olio che fanno loro, e quando tornano in albergo riprenotano per l'anno dopo, perché questo momento di pane e pomodoro è stato il clou della settimana di vacanza. Quindi
quindi tenete presente che quello che noi diamo per scontato non è detto che sia scontato per tutti. Poi, che cosa succede se piove? Avete venduto il pacchetto con tutte le vostre esperienze, piove. Allora, tenetevi sempre un piano B di riserva, perché in aprile, in maggio può succedere, maggio, anche le prime 2 settimane di giugno, insomma, può succedere che piova. Allora, se è un meteo così così, diciamo che si può fare tutto ugualmente, anche se non c'è il sole che splende. Se proprio piove, tenetevi come piano B delle situazioni, non dico al chiuso, però almeno al coperto. Molti parchi tematici hanno tanto da fare anche se piove. Mi viene in mente per esempio Oltremare, mi viene in mente un Gardaland, ci sono tante attrazioni al chiuso. Se organizzate per musei, per attrazioni varie, ce ne sono tante al chiuso. Anche tutte le varie degustazioni hanno sempre il giardino, ma hanno sempre anche delle sale al chiuso, quindi qualche piano B tenetevelo sempre pronto. Ora, potete farle in due modi queste cose, o meglio, potete farle in mille modi, però per semplificare dividiamo. Organizzate il tutto. Glielo spiegate bene e poi li mandate via da soli, quindi ogni famiglia per conto proprio con la propria macchina. Bello, risultati, magari si perdono, magari non si trovano, magari non parlano con la persona giusta di riferimento nelle varie situazioni. Così così. Oppure potreste avere un animatore, un capo animatore, che vi accompagna gli ospiti, quindi c'è una persona fulcro e riferimento dell'hotel che accompagna, diciamo, tutto il gruppo, anche se magari ci si spostasse qualcuno con la propria macchina, eccetera. Certo che l'ideale sarebbe prendere dei mezzi pubblici tutti insieme, insomma, fare gruppo. Così funziona perché i capo animatori sono. Il loro mestiere è proprio fare contatto, no? Quindi loro che fanno? Fanno in modo che le varie persone che non si conoscono diventino amiche, quindi fanno proprio da collante. Queste persone poi vorranno andare in vacanza ancora perché poi si sentiranno d'inverno e cercheranno di mettersi sempre d'accordo per tornare nello stesso hotel nella stessa settimana o nelle stesse giornate. Quindi obiettivo raggiunto, direi, no? Se avete un buon capo animatore che fa questo lavoro. Il clou, il top del risultato, e lo sanno bene alcuni alberghatori che lo fanno, lo si ottiene se proprio il titolare va col gruppo, quindi o da solo o con un capo animatore o con qualcun altro del personale o di famiglia, comunque se va il titolare, bingo, perché la recensione positiva è assicurata e poi li avete fidelizzati a vita. Quindi so cosa state pensando perché me lo dite in diversi. Ah, io non ho tempo, io non ce la faccio, io non posso, io no, io no, io no. Se volete, diciamo, che funzioni la bassa stagione, fateci una pensatina perché l'albergo è comunque la vostra azienda e necessita del vostro specifico tempo. Non vi dimenticate che a meno che non abbiate un albergo che fa destinazione, le persone vengono in albergo per voi, per stare con voi. E quindi se siete voi a spiegare la vostra città, il vostro territorio, i vostri vini, il vostro olio, eccetera, ha un valore completamente diverso. Abbiamo degli esempi di albergatori che lo fanno anche da qualche decennio e infatti sono proprio quegli alberghi che sono quelli con le tariffe più alte, i primi a riempirsi, sono tra i pochissimi che riescono a destagionalizzare, che ormai la parola destagionalizzazione ce la stiamo dimenticando perché abbiamo capito che in tantissimi casi è abbastanza utopistica e quindi prendete in esame l'ipotesi di mettervi in gioco in prima persona. Se non avete tempo, e lo so che non avete tempo perché avete un sacco di cose da fare, però pensate che lo dovete fare solo in bassa stagione, perché dopo luglio e agosto basta, non serve neanche più preparare dei pacchetti, le persone vengono per andare al mare, per cui non c'è più necessità, quindi è un sacrificio, tra virgolette, che andrebbe proprio mirato su alcuni mesi. Vedrete che all'inizio non sarà così facile. Non avrà magari il successo che speravate,
ma dalla seconda, terza, quarta volta vedrete che andrà sempre meglio e l'anno successivo sarà un successo per forza, perché le persone sempre di più vogliono entrare in contatto con il territorio. Quindi buona realizzazione di pacchetti turistici e buona vendita di camere e trattamenti in bassa stagione. Ci vediamo presto alla prossima puntata di Sedute Comode. Ciao!